cari amici, Genova, Gennaro Gelmini e Mauri a Genova, ma non in una giornata qualunque, a fare un tour della città, a festeggiare i 500 iscritti al canale Gennaro Gelmini di YouTube. Finalmente! Bravo Gennaro, bravo Gennaro. Grazie Mauri e grazie a veramente tutti quanti gli amici. Tutti, anche grazie alla mia collaborazione, grazie a certamente, tutti quanti, Mauri. Anche ai miei fans. Ma infatti i 500 iscritti prevedono anche una sponsorizzazione, quindi facciamo una sponsorizzazione di alcuni canali. Le sponsorizzazioni ovviamente, io per esempio, Mauri, sono iscritto a più di 500 canali, non possiamo presentare più di 500 canali. Cari amici, vi ringrazio veramente tutti quanti. Naturalmente abbiamo deciso di presentare qualche canale con pochi iscritti, motivo per farli crescere, per far crescere questi canali. Quindi benissimo, Gennaro Gelmini e Mauri. Si continua, c'è questo bellissimo antico treno che abbiamo deciso di partire da qua. Come una ferrovia partiamo per i 500 iscritti col treno speciale 500 iscritti. 500 iscritti di Gennaro. Si parte, cari amici. Traguardo importante. 500 traguardo iscritti. Importante. Raggiunto grazie a tanta pazienza e tanta applicazione. Soprattutto. Si parte col treno, cari amici. Like. Mi raccomando. E là un treno merci. Chiostro di Genova, sopra la collina, sopra Porta Soprana, e visiteremo le torri di Porta Soprana e visiteremo la casa di Cristoforo Colombo, dove è nato Cristoforo Colombo. Esistono documenti attestati che testimoniano che Cristoforo Colombo è nato a Genova, nella casa che andremo a visitare, e quindi abbiamo questo chiostro, il pozzo speriamo dei desideri. E Mauri, si continua? Si continua, sì, abbiamo una bella esplorazione da fare per, cari amici, per lo speciale 500 iscritti. Ringraziamo tutti. Al 6 giugno 2019. A presto con tutta la visita, il tour di Genova. Cari amici, stiamo salendo, vedete la torre di Genova su queste scale veramente incredibili, e Mauri si è già avventurato davanti, ma non credete che siano così tanto, guardate, e siamo allegria, cari amici, tutto sembra tranquillo, ma ce n'è da faticare, Mauri? E Genova, cari amici, non so come ho fatto a salire su qua, guardate, io non cari amici. Bene, cari amici, si sale! Allora, la faremo! No, guarda, occhio a cascata! Attento, Gennaro! Guardati sempre! Genova dall'alto! E siamo alle torri di Porta Soprana. Mauri, allora, porca miseria, siamo in alto e per salire qua è stata dura. Sì, perché ci sono tante scale da fare, ma anche bisogna stare attenti e non guardare giù. Allora, benissimo, meno male che
Oggi abbiamo pranzato bene, tra l'altro del pesce pescato sicuramente nel Mediterraneo, che era qualcosa di sbalorditivo. Questo per abbiamo fatto per la pausa pranzo. Fantastico, adesso siamo alle torri di Porta Soprana. Notare l'ambientazione fantastica di Genova. Ebbene, cari amici, si continua in questo tour per i 500 iscritti, un tour speciale ci voleva, con poi anche le sponsorizzazioni, che metteremo i link, in maniera di sponsorizzare dei canali emergenti che valgono assolutamente. Allora, se io sono arrivato a 500, grazie a tutti cari amici, è giusto sponsorizzare dei canali emergenti, pochi canali, perché così potete andare ai link dei canali e iscrivermi gratuitamente, iscrivervi gratuitamente. Bene, abbiamo fatto tanta fatica per salire fin quassù. Sembra che dobbiamo fare un'altra scalata ancora per salire, e si continua, cari amici. Bene, si continua, Mauro, ce la facciamo. Ce la facciamo. E qui dalle torri sembra che dovremmo salire all'altra torre. E quindi ci accingiamo a scendere, notare com'è tutti i gradoni. Non è per niente facile, eh? No, per niente. Scusi, che scendo pian piano. Ok. Attento, è Gennaro. Sì. I Carrugi. Cari amici, la casa di Cristoforo Colombo. Cari amici, siamo nel luogo storico, il luogo che decreta il distacco dal Medioevo agli anni futuri. Il Medioevo quando è che ha conclusione? Con la scoperta d'America. E qui nasce la scoperta d'America. Questa è la casa nativa di Cristoforo Colombo. Esistono dei documenti storici che testimoniano questo. Documenti del Comune di Genova. Colombo, la famiglia Colombo, io per conto mio, Mauri, a parte tutto quello che si scrive, si racconta, io per conto mio mi ricordo che, ovviamente non di persona, mica, però mi hanno sempre raccontato che la famiglia Colombo facevano anche non solo i filati a tessere filati, ma facevano la colorazione dei tessuti. Quindi la... quindi la colorazione, allora facevano i tintori. Questo è quello che poi ho saputo anch'io perché mi hanno raccontato. Quindi facevano anche tintori, coloravano i tessuti e abitavano qua a Genova, vicino a Porta Soprana. Vicino a Porta Soprana passavano dei canali e loro usavano questi canali per utilizzarli, facevano colorazione dei tessuti e poi il resto del colore andava nel canale. Ecco perché serviva anche un passaggio d'acqua a fare il tessitore. Sì. Però vediamo storicamente che dicono che proprio la lana la cardavano loro, la facevano loro, anche cotone, tutti i tessuti, bene. E si inizia, cari amici, siamo il 6 giugno 2019, il tour speciale per i 500 iscritti, con le sponsorizzazioni Gennaro Gelmini e Mauri, qua a Genova, la casa di Colombo, la famiglia Colombo, dove è nato Cristoforo Colombo. Degli atti del comune di Genova testimoniano questo. Iniziamo, cari amici. Okay. Prendi la valigia. Sì, ma...
beh, questo la prendo io, volevo magari riprendere la mia salita alla casa di Cristoforo Colombo. Bene, cari amici, riprendi tutto. Allora, quando si va in un luogo storico, che bello, eh? Sì, allora, qui c'è una porta d'ingresso, ma si vede lì. Del mondo, la scoperta dell'America è nata da qui. Questa è una vasca dove i Colombo facevano doccia e bagno. A volte, evidentemente, veniva anche da sopra. E qui si poteva fare anche la tintura. Qui si poteva fare il bagno e anche la tintura, volendo. E anche il bagno per le persone. E questo è ciò che rimane. In caso, qui ha proprio bagno. E poi qui è dove i Colombo lasciavano ciò, era il bagno, il gabinetto, ma non è che facevano qui lasciavano. E andava giù nel fiume, e qua forse anche gli scarti delle colorazioni dei tessuti. E questa è la scala. Ci accingiamo a salire, Mauri? Giusto. Benissimo. Comincio a salire. Il Mauri, io lo so cosa sta pensando, cari amici. Abbiamo fatto troppe scale. Silenzio, silenzio. Sì, sì. Stiamo attenti a non cadere. Sì. Prendi tutto, Mauri. Attenzione che è basso il soffitto. Infatti, abbassa la vedete voce. Lì, guardate, cari amici, vedete? Sì, sì, infatti. È pure segnato. Cerchiamo di salire, cari amici, inquadra Mauri, vuoi che ti prenda la no, ecco, sì, non vorrei che... Cerchiamo di salire, abbiamo fatto troppe scale, ecco cosa pensava il Mauri prima, abbiamo fatto troppe scale oggi, poi il custode giustamente ha detto attenzione alla testa, poi tu inquadri tutto. No, anche di abbassare la voce. Ah, anche abbassare la voce, beh, ma noi facciamo festa. Alziamo la voce, ma per festa, 500 iscritti, cari amici, vi ringrazio tutti quanti. Lì una volta, che vedete quelle luci, una volta c'erano le torce. Cari amici, bellissimo. Tento le scale. Saliamo perché... su. Qua, ecco, vestiti, cari amici, vestiti dell'epoca. 600. Io cerco di inquadrare, allora, 500, più vicino, 500. Sì, cerco di mettere vestiti dell'epoca 1400, e questa era la donna vestiva così, e questo così vestiva l'uomo. Questa era la moda che fabbricavano i Colombo. I Colombo, la famiglia Colombo, con Cristoforo Colombo, facevano questi vestiti. Facevano questi vestiti. Li coloravano, dicono anche che li cardassero, quindi dal cotone greggio facevano assolutamente tutto. Ebbene Mauri, qua tanto c'è la TV, quindi ci spostiamo più che altro di là. Lì c'è una qualcosa che ricorda. Ecco, questa qui è la tavola imbandita che dove mangiava Colombo. La famiglia Colombo mangiavano così. D'altronde mangiavano così bene. Ma no, mangiavano bene così, perché loro facendo, lavorando i tessuti, guadagnavano bene e mangiavano bene. Wow! E fuori addirittura abbiamo gli olivi. Gli olivi fantastici delle nostre campagne. Okay. Olivi e natura. Guarda il massimo. E così erano le tavole. Fantastici posti. Mauri. Vero. Fantastici posti. Ci sono un po' di visitatori, ma ovvio, è un posto turistico, insomma. C'è un po' di casino di là, ma tanto noi riprendiamo di qua. Allora, cari amici, la casa di Cristoforo Colombo, dove Cristoforo Colombo è nato. Alcuni non ammettono che sia nato a Genova, esistono invece degli atti che testimoniano che Cristoforo Colombo è nato a Genova, poi naturalmente si trasferì in Spagna e Portogallo, ma per compiere poi la traversata delle Indie orientali, che è le Americhe, il continente americano, quindi l'America, gli Stati Uniti, il Sud America, fantastici posti,
cioè tutto è bello. E il bello dove nasce? Da Genova. Un tour che ricorderemo, sì, mamma. È vero, abbiamo fatto qualcosa che magari non viene spesso alle persone, però a Pia del Mare dell'Acquario c'è anche questo. C'è anche questo. Fantastico posto. E cari amici, la Santa Maria, una delle caravelle con cui Cristoforo Colombo, tre caravelle, compì il viaggio nell'America, nelle Indie Orientali in America. Ed ecco qua le caravelle. Questa è la Santa Maria. Questa è una targa. Sì, fantastico. Sì, Mauro. Le varie sale. E qui appunto abbiamo la storia delle traversate che compì Cristoforo Colombo, qua la casa di Cristoforo Colombo. Un posto storico che ricorderemo. Ciao cari amici, si continua con le sponsorizzazioni. Cari amici, da Piazza dei Ferrari ci accingiamo ad andare ancora in questo favoloso tour dei 500 iscritti per Genova, quindi fontana, teatro, ma noi andiamo adesso verso praticamente le funicolari, vediamo cosa riescono a fare anche dall'alto e dal mare. Benissimo, eh? Sì, ma riusciremo a combinare qualcosa, Gennaro. Benissimo, benissimo. Beh, ma sì, abbiamo fatto già un portento. Sì, sono convinto che riusciremo a combinare qualcosa. Più come se non avessimo fatto nulla. No, vabbè, dai, faremo qualche cosa. Abbiamo fatto tante il castello, la casa di Colombo, il treno, quello lì, la locomotiva vecchia, abbiamo ripreso un po' di cose, adesso ci stiamo avviando verso la funicolare. Penso che il tempo per il momento ha tenuto. Bene, bene. È nuvoloso. E quindi andiamo di là. Siamo riusciti a trovare un posto panoramico, siamo riusciti a trovare un luogo per salire su praticamente un ascensore sopra la città. È arrivata adesso una nave in porto, sta attraccando in porto e qui a Genova. La lanterna di Genova e questa è la città nel suo splendore. Genova, questo video per i 500 iscritti vale, mettete un like, iscrivetevi, cresciamo, ma per quale motivo? Per fare arte. Veniamo alle sponsorizzazioni, quindi assolutamente adesso è importante questa fase, perché sono arrivati 500 iscritti
Adesso ci siamo messi sotto vento, così si può sentire bene, perché questa è una parte che occorre sentire bene, il resto bene il panorama, bello il movimento. Questa parte invece deve essere la voce soprattutto. Però abbiamo anche un bel panorama di Genova, panorama di Genova in questo caso. Però il punto, noi comunque attualmente spaziamo per più città. E benissimo. Quindi veniamo al dunque, facciamo una scala. Fabrizio Ciampicotti, e perché di Roma fa bei video, naturalmente ogni anche artista, suona anche bene. E suona anche bene. La chitarra, ho visto che la chitarra, tutto. Dei gran bei video, è artista di Roma, e abbiamo un progetto di fare un urbex insieme. Sì, quando andremo. Quindi Fabrizio Ciampicotti, metterò il link, e comunque iscrivetevi a Fabrizio Ciampicotti su YouTube, perché vale per l'arte. E poi Hip Ghost, che sono venuti insieme a noi a fare le esplorazioni, esploratori del paranormale, bravissimi. Quindi arte anche urbex, arte di esplorazioni. Bene, cliccate, iscrivetevi. Queste sono sponsorizzazioni gratuitissime di piccoli canali YouTube per farli crescere, canali emergenti. Sono stati emergenti che però... Veniamo poi Lele Kill. Lele Kill. Lele Kill è un cantautore di Roma. Bravissimo, anche lui, canale emergente, e vale sponsorizzare free, gratuitamente, canali emergenti, perché sono quelli di alto valore artistico, Mauro? Sì, infatti. Che proprio per il contenuto artistico che hanno, dobbiamo dargli veramente ciò che valgono. Esatto. L'arte, e in questo caso è musica, spettacolo e canzoni. Quindi cantautore è colui che scrive la musica, fa la musica, poi naturalmente in gruppo, giusto, fa la musica, e anche le parole, cantautore, fantastico, Lele Kill, quindi scrivetevi con la C, Lele Kill, grande artista di Roma. Per diciamo anche il settore spettacolo, diciamo anche il settore musicale, sì. Perché noi per esempio facciamo urbex, è bello anche la parte artistica. Io sono stato comunque iscritto alla società degli autori, compositori, la SIAE, per diversi anni. Benissimo. Cari amici, Stefano, Director of Cameraman, fa produzione urbex. Stefano Production of Cameraman, e colui di Ivrea è venuto con noi a fare urbex. Quindi benissimo, gran, bellissimo, fantastico canale urbex che vale. Sono canali emergenti. Bene, iscrivetevi. Mettete like, ok, benissimo. Perché? Perché il like allora è a premio dell'arte. Giustamente c'è una cosa da dire, questa è una cosa importante, Mauri, che una persona non deve arrivare a chissà quanto, solo in Italia forse succede così, e dire ma io agli altri non ci penso perché non hanno più o meno gli stessi iscritti miei. Ma gli iscritti sono free, voi vi iscrivete ai cari amici, gratuitamente. Questa mentalità qui, l'italiano è così, sai? Quindi, allora, altro canale, video e urbex Milano. Ehi, allora, è qua presente. Mauri, mi raccomando, mi raccomando, video urbex Milano è il nuovo canale di Mauri. È un canale che vale perché l'arte vale, e naturalmente il buon Mauri fa anche urbex, facciamo urbex insieme.
cioè visita di luoghi antichi abbandonati per cercare di riscoprirli e rivalutarli, e naturalmente vlog, quindi anche discorsi sì, seri su tematiche sociali. Spaziamo un po'. Giusto, il bello di variare più argomenti, io lo consiglierei sempre. Abbiamo fatto qualche stacco in merito alle persone che vanno e che vengono, perché qui c'è l'ascensore poi per scendere. Se avete sentito i rumori, l'ascensore. Siamo sotto vento, quindi si riusciva a sentire bene la voce. Benissimo. Al 6 di giugno 2019, Gennaro Gelmini e Mauri, mi raccomando, Urbex di Milano, quindi video Urbex Milano. Io lascio il link, mi raccomando, iscrivetevi a questi canali. Allora, gli altri amici salutiamo tutti, Alessandro Natalini, Claudio Boris di Genova, tutti quanti. Claudio Boris, che l'ho salutato anche, l'ho ricordato. Sappiate il punto qual è. Se vi sponsorizzassimo tutti, dovremmo mettere, io sono iscritto a 700 canali, dovremmo mettere 700 link. Domani mattina. Non si riesce. Allora abbiamo fatto un po', poi spazieremo. E questo piccolo spazio, questo piccolo link, se vi iscrivete, naturalmente gratis, osti. Fate il piacere, per quale motivo? Per l'arte. Quindi non è sponsorizzazione assolutamente gratuita, ma quale motivo? Per l'arte, per anche l'amicizia. L'amicizia è un fattore importante, certo. Non sottovalutate mai l'amicizia. Certo. L'amicizia non è cosa di poco conto, meno male. Ciao cari amici, al 6 di giugno 2019, Gennaro Giannini e Mauri. Ai posteriori, cascati gli occhiali. Mi sono cascati gli occhiali. Capita di tutto. Casca tutto, ciao a tutti. Questa è la città nel suo splendore, Genova. Cristoforo Colombo, la patria. Ciao cari amici.